Dottiani, torniamo alle ultime ore di Mussolini e la sua morte. Nel 1992, sempre per Mixer di Giovanni Minoli, ho incontrato Giorgio Pisanò. Era stato un ufficiale delle forze armate della RSI, la Repubblica Sociale di Mussolini, e che poi nel dopoguerra aveva avuto una importante carriera politica, era stato senatore del Movimento Sociale ed al tempo stesso anche noto giornalista di Edilio Rusconi, per il quale condusse importanti inchieste sempre su questo argomento caldo, la morte di Mussolini. Pisanò ebbe anche la fortuna di riuscire ad incontrare, divenendone in qualche modo amico, Sandrino Cantoni, uno dei partigiani che la notte del 27 aprile 1945 accompagna Claretta Petacci e Benito Mussolini a casa De Maria e rimane lì di guardia fino al giorno dopo, fino a quando Mussolini e Claretta vengono uccisi. Sandrino racconta a Giorgio Pisanò dei dettagli per i quali passerà dei guai. La famiglia De Maria si vede arrivare in casa queste due persone, tra l'altro su un momento non capisce neanche chi sono, non se ne rendono conto perché Mussolini ha tutta la testa fasciata, perché per portarlo giù lo volevano far vedere che era un partigiano ferito, e la Petacci non la conosceva nessuno. Mettiamoci anche nella mentalità e nella situazione di allora. La Petacci oggi si sa che faccia aveva, allora non lo sapeva assolutamente nessuno, perché foto della Petacci non l'aveva mai vista nessuno. I De Maria ospitano questi due prigionieri. Mia mamma mi ha fatto alzare e mi ha detto di andare in montagna a dormire per darci il letto a Mussolini e Petacci. Uno dei partigiani che solleva i cadaveri di Mussolini e della Petacci davanti al cancello di Villa Belmonte scrive un libro nel dopoguerra intitolato Nemesi e ridice: quando raccolsi il cadavere di Mussolini notai che aveva uno stivale completamente aperto. Allora vuol dire che quando Mussolini fanno la finta fucilazione, Mussolini è già lì con lo stivale tutto aperto. Ma se Mussolini aveva lo stivale aperto quando l'avrebbero portato lì, come faceva a camminare da Casa De Maria su per il viottolo, diciamo così, lungo tutto il percorso di lì fino al lavatoio, che sono 100 metri, come faceva a camminare con uno stivale completamente aperto, quando nessuno dei partigiani che partecipano a questo, che avrebbero partecipato a questo prelevamento, si ricorda mai di aver dovuto trascinare Mussolini perché aveva uno stivale che gli impediva di camminare. Chi era il Sandrino? Sandrino era con Lino, uno dei due partigiani che avevano fatto la guardia a Mussolini quella notte, l'ultima notte, le ultime ore di vita di Mussolini e della Petacci in Casa De Maria. E riuscì, primo fra tutti, a portare Sandrino a Giulino di Mezzegra e a ricostruire tutto quello che era successo. Beh, gli dissi: tu sai cosa è successo quella notte. E sai anche che non è vero che Valerio che ha sparato, già allora si sapeva già che la versione era una versione fasulla, anche se io poi non avevo gli elementi del dopo. E lui mi ricostruì con una certa obiettività, dicendo anche: quando li ammazzarono io non ho visto ammazzarli, perché mentre scendevano giù io ho preso una scorciatoia, però quando sono arrivato giù a piedi e ho visto Valerio sparare su due cadaveri. Sul momento a me questa frase non mi fece impressione, ma prima di fare l'articolo io portai Sandrino alla Rizzoli, perché gli avevo promesso da parte della direzione del giornale il rimborso delle spese e 100.000 lire. 100.000 lire, siamo nel 56, erano ancora 100.000 lire. E quando gli misi in mano i soldi, Sandrino si fermò, e questo me lo ricordo come fosse oggi, e mi disse: ci sarebbe anche qualche cos'altro. Orti più al palo al basso, di Sandrino racconta cosa c'è. Ma sai, della morte di Mussolini se ne parlerà ancora tra 100 anni. No, ho detto, adesso parli. Guarda, cosa vuoi? 1.000.000, azzardaggio, 1.000.000, torcorsi su da Rusconi, dici, questo qui c'è da raccontare un sacco di cose, posso offrirgli 1.000.000, offrigli quello che vuoi. Perché era l'unico testimone che poteva parlare. Tornai giù, Sandrino, c'è 1.000.000, ho 1.000.000 del 56, saranno 20-30 milioni di oggi, suppongo, no? Almeno 20 di sicuro.
E lui si era ripreso e mi ha detto: no, io ho due figli e io non posso assolutamente raccontare, ne riparleremo, e andò via con 100.000 lire più 20.000 di spese. Questo nel 56. Nel 57 c'è il processo per l'oro di Dongo a Padova. Mi trovai nella saletta dei testimoni in attesa di essere interrogato con Sandrino, io e lui, e gli dissi: Sandrino, dai, parla, qui tra poco viene fuori tutto. Lui mi guardò e mi disse: no, io non parlo. Dicevo: sai cosa mi è successo dopo che è uscito l'articolo su Oggi? Io ho dovuto scappare, ho dovuto stare un anno perché i miei compagni mi volevano ammazzare. Ho detto: scusami, perché ti volevano ammazzare se hai raccontato le cose che si sapevano? Disse: perché io ho detto qualche cosa che tu hai scritto che io non dovevo dire. E non mi disse più niente. Però quella frase, io non li ho visti ammazzare, che io l'ho scritta, l'ho riscritta, l'ho ripubblicata l'anno scorso, va bene, tutta l'intervista pari pari, quella frase io non li ho visti ammazzare, ho visto Valerio che sparava su due cadaveri, e quella frase detta rivista oggi alla luce di tutto quello che sta venendo fuori sulla doppia fucilazione e sulla finta fucilazione acquista un valore enorme, secondo me.